Il sommerso turistico dilaga e a rischio non ci sono solo la qualità dei servizi offerti agli ospiti, ma anche le attività degli operatori del settore. Quest'anno sono stati quasi 400.000 gli annunci di appartamenti disponibili in Italia, come si legge nel rapporto sulla Shadow Hospitality fatto da Federalberghi. Un fenomeno presente in modo consistente nella regione Campania, con quasi 25.000 appartamenti in vendita, che ha visto crescere del 105,4%, il fenomeno con un picco proprio in provincia di Salerno, che con un più 111,21% ha visto in 2 anni, il periodo di riferimento è agosto 2016-2018, salire da 3.986 alloggi in vendita a 8.423. Un sistema che non fa economia. Anzi, che la danneggia, dice dalla sua Federalberghi, che oltre a creare problemi all'industria dell'ospitalità, non garantisce al turista la certezza dei servizi adeguati. Non è vero che si tratta di forme integrative del reddito, dice sempre l'associazione. Sono attività economiche a tutti gli effetti. Più della metà degli annunci, il 62,22%, sono pubblicati da persone che amministrano più alloggi, con casi limite di soggetti che gestiscono più di 4.000 case. Non è vero poi che si condivide l'esperienza con il titolare. Più di tre quarti degli annunci, il 76,88%, si riferisce all'affitto di interi appartamenti in cui non abita nessuno. Non è vero poi che si tratta di attività occasionali. Quasi 2/3 degli annunci, il 64,58%, si riferisce ad alloggi disponibili per oltre 6 mesi l'anno. E non è vero poi che le nuove formule tendono a svilupparsi dove c'è carenza di offerta. Gli alloggi sono concentrati soprattutto nelle grandi città e nelle principali località turistiche dove è maggiore la presenza di esercizi ufficiali. Si pone inoltre con tutta evidenza un problema di grave evasione fiscale e di concorrenza sleale, che danneggia tanto le imprese turistiche tradizionali quanto coloro che gestiscono in modo corretto le nuove forme di accoglienza. Basti considerare che nel 2016 i soli host di Airbnb hanno ricavato d'Italia circa 621 milioni di euro, sui quali il portale avrebbe dovuto effettuare e versare ritenute per circa 130,4 milioni di euro. Considerando il tasso di crescita degli annunci, si può stimare che l'evasione dell'imposta nel primo anno di applicazione della norma sia stata pari ad almeno 200 milioni di euro. Questo grido d'allarme lanciato da Federalberghi, voglio dire, va bene, lo prendiamo, lo registriamo, ma ci sono tanti altri gridi che sono stati mandati da altre associazioni similari. E devo dire che il Comune di Salerno e l'assessorato, soprattutto di cui faccio parte insieme al mio dirigente, ma tutti quanti insieme, stiamo lavorando per smascherare quelli che chiaramente evadono. Tra le cose più disparate, quello che dice Federalberghi è giusto, non è solo la tassa di soggiorno, che poi è un vero e proprio commettere del peculato, perché tu gestisci dei soldi che non sono tuoi, ma sono assolutamente dei comuni e sono delle persone che in molti casi ti pagano anche a parte di quello che è la camera vera e propria, ma è mancanza di pagamento della TARSU, mancanza di registrazione senza la partita IVA, cioè si mascherano delle attività facendolo passare per non imprenditoriali, ma sono invece imprenditoriali, se no dovrebbero dire quando è l'inizio e la fine, voglio dire, della loro attività. Non registrano chiaramente i loro ospiti alla polizia, non pagano niente e da questo punto di vista abbiamo fatto una squadra speciale, passato questo termine, di vigili urbani capitanati dal capitano Elia, a cui va il mio ringraziamento, voglio dire, di collaborazione a questa squadra che sta lavorando ormai da prima di Ferragosto in modo continuativo e preciso. Ad oggi noi siamo arrivati a prendere e a recuperare un sommerso di oltre 600.000 euro, che non riguardano però solo le strutture extraalberghiere, ma riguardano anche le strutture alberghiere. Chiaramente le strutture extraalberghiere sono tante e sono cresciute tanto in città proprio perché il fenomeno lucidartista negli ultimi anni ha portato a quintuplicare queste attività. Quindi saremo vigili, questa opera di task force continuerà, sta continuando per tutto il periodo lucidartista e per cercare di tutelare quelli che sono gli operatori onesti.